Ciao a tutti e benvenuti all'edizione di sabato 27 e domenica 28 febbraio del TG degli eventi di Radio Tuscia Events. Oggi alle 16, presso il Museo delle Tradizioni Popolari a Canepina, si terrà la presentazione dell'opera Città e Necropoli d'Etruria di George Dennis e a cura di Elisa Chiatti e Silvia Nerucci. Alle 18, presso l'Auditorium di Santa Maria in Gradi, situato in via Santa Maria in Gradi 4 a Viterbo, per la stagione concertistica pubblica si terrà il concerto pianista del pianista Michele Candotti. Alle 21, presso il Teatro Rivellino di Tuscania verrà messo in scena Tipi, il recital comico antropologico con Roberto Ciufoli. Alle 21.30 presso il MAT in via del Ganfione 16 a Viterbo ci sarà il concerto del Pizzicanto, Notte di Pizzica. Questo concerto sarà preceduto alle 19.30 da un breve laboratorio di Pizzica Pizzica condotto da Franca Tarantino. Domenica 28 febbraio invece alle 8.45 si terrà l'escursione guidata da Renzo Romanelli alle tombe etrusche poco conosciute della necropoli di Blera, necropoli di Proton Granziolo. L'appuntamento è al parcheggio di Valle Faula, appunto alle 8.45 di Viterbo, e questo evento è presentato da Archetuscia. Alle 11 invece, presso la Libreria delle Sorgenti, situata in corso Cavour 75 a Bolsena, si terrà la presentazione del libro e del film L'asino nel bosco, il nuovo paradigma educativo. Alle 17, presso il Giardino Segreto, situato nel vicolo del Sole 11 a Vetralla, l'associazione culturale Opera Extravaganza presenta Liebes Quartet. L'ingresso costa 10 euro e a seguire ci sarà un rinfresco. Per oggi è tutto, vi auguriamo di passare un bellissimo weekend. Ciao!